Ogni volta che vedo sempre sto volto, non so se abbia un significato ben preciso. Spegniamo il fuocherello. Che dare gli occhi. Oh, ma che è sto coso? Oh. Ma pensa a te. Oh, non puoi un attimo distrarti con queste stronzette. Sì, Blacky, però a me non sta dispiacendo. Mi dispiace più che altro che è stato riciclato. Avrei preferito dei cambiamenti molto molto più incisivi, magari proprio delle stanze modificate completamente. Peccato che tutto ciò non è accaduto. Veramente un peccato. Ok, il coltello. Per l'ennesima volta ci fa il taglio dei capelli. Avanti, mi interessa allora. Grazie. Altra gemma ottenuta. Qua mi sbaglio sempre. Oh! Ok. Ah, sì, è vero sta cosa. Aspetta. L'avevo accoppata direttamente. Tutto ciò ti ha dato la pace? Mi dispiace che ho dovuto farlo in questo modo. Oraya pensa in maniera totalmente diversa. Risolve direttamente il problema dalla radice. Manca sempre la solita leva. Ok, riflesso dalla bambolina. Gemma. Dispiace che non puoi ammazzare tutti, eh. Vabbè, allora Plack mi sa che ha avuto un intuito abbastanza d'assassino, allora. Aspetta, qua ho una preoccupazione. Era uno shoot uguale? Bah. Poteva un po' modificare, eh. Ok. E su Katarina ci sarà divertirsi, ma penso che metterò una difficoltà abbastanza umana per il sottoscritto. Andando, seguiamo l'indicazione di questo vecchiaccio. Ma c'è qualcosa. Ok. C'è qualcosa forse interessante da leggere. Aspetta. Che ha detto una cosa tipo proprio come il mio vecchio me, che uccidere fa proprio parte della famiglia Travis, è proprio una passione innata. Ecco perché Aya è diventata così. No, ancora non l'ho giocato, non so quando lo farò, forse un po' più in là lo farò. Giusto un po' di attesa e verrà portato. E ce l'hanno nel DNA, caro Vincent. Capito. Ma nient'altro. Ok. Gemma ottenuta. Ma bello vedere sto cervellone, eh. Ma sto giro non è morto. Molto strano. Succede
So che ora dovrebbe uscire il sangue, giusto? Sì. No, però non fa nulla, non cambia più di tanto. No, no! No! Allora, io lo sto per pensare. Ma non mi sarei mai aspettato che l'avrebbe fatto per davvero. Ha messo direttamente a sol giro la mano nel cesso. Odora di schifo. Ma la mano me la devo lavare? Ah, ok. La pulizia è ancora importante. Ma questa qua non è quella... A me ricordo sempre più che l'avevo vista anche prima sul divano o ancora prima. Cioè, anzi, dopo. Mi sembra quella degli occhi verdi. Magari mi sto ricordando male. Vabbè, fantastica, raga, fantastica. E allora si sta... cerca di vendicarsi di noi. Cara Lulia, probabilmente è così. Ora questo dirà: shh, non fa rumore! Perché se fare rumore, farei questa fine. Ho ottenuto la leva, andiamocene. Questa scena. Tu sei l'unico su cui posso contare. Proteggila per me. Ok. Non so perché mi sono immaginato una scena erotica tra due. Ok. Un altro volta il ragazzo che mangia con il sedere. Prepariamo il salsicciotto. Oddio, ma io... Ho visto qualcosa muoversi tra le salsicce. Però non ho capito cos'è. Chissà se il commento sulla cucina sarà diverso. Oddio, ha veramente... No, forse ha detto la stessa cosa, mi sa. Vabbè, e ci saluta. Allora, io voglio vedere ora se ci sarà un'altra volta il prete. Vediamo un po'. Vabbè, ho capito. Ok. Essendo adulti, ora siamo più capaci di sfuggire dalle grinfie di un adulto. Mi sembra logico. Ah, che sta cosa qui, mo? Perché c'è questo cambiamento? Perdonatemi. Oh! Ah no! Devo aprire per forza. Forse qua c'è un cambiamento. E lo so, ma mica siamo versione piccolina ora, scusate. Ah, da notare, infatti ho fatto bene a cambiare l'avatar. L'ho controllato ora, dopo 40 minuti di gioco della modalità Blood. Dunque, da un po'. Eppure qua è praticamente identico. Vai. Testa presa. Vabbè, ragazzo, proprio...
Allora, il problema qual è? È che io il gioco non lo sto vedendo neanche con la schermata grande. E porca di quella miseria! Questa piccola aggiunta sacrificale me gusta un casino. Wow. Dicevo, avendo la schermata piccolina non riesco a vedere bene. Però tutto ciò non giustifica la mia dimenticanza. Guarda, ma è tutto uguale qui. Ma mi aspettavo qualche cosa nuova. Beh, perlomeno oggi non è il venerdì 13, Elisa. Almeno quello. Aspetta, che ci voleva qua poi? Cosa ci voleva? Aspetta un po'. Aspetta. Ah, giusto, pure la mamma. Vai, vai fuori, signor. Sono rimasto veramente senza parole e molto molto deluso da questa parte. Mi aspettavo tutto nuovo, invece no. Ricicliamo. Almeno questa volta ha fatto il sorriso, che mi pare che prima non lo faceva. Oh oh. Pensi che per farmi stare meglio? Dottoressa, un sogno, lo sa? Voglio essere un dottore come lei. Voglio aiutare le persone sofferenti dalla stessa malattia come me. Pensi che io possa farlo? Ehi, dottore. Oddio mio, è quella! Non l'avevo visto giusto. Voglio continuare a vivere. Ok. Ero svenuta? Un diario. Ho trovato un gatto morto nei suoi cassetti, nascondendolo in un armadio, esattamente come facevo io. La ragazza sa sicuramente, cioè sicuramente segue il mio stesso percorso, ma non posso lasciare che ciò accada. Se il suo desiderio divenisse realtà, allora il mio tesoro si sporcherebbe. Cioè lei si sarebbe, cioè lei si sporcherebbe. Sì, c'è un altro modo per evitare ciò. Sicuramente non lo accetterà, ma ho già deciso, quindi lei non farà gli stessi sbagli che ho fatto io. Allora, questo cosa fa capire? Che praticamente il padre voleva farla diventare una bambola, anche perché non voleva che la figlia diventasse come lui, cioè un pazzo con il piacere di uccidere le persone. Quindi forse tutti i torti non le aveva. Forse qualcosa da prendere per scappare veloce. Guarda, questa chiave dove si usa? Ah no, aspetta. Questa scena, oh. Povera creatura, quindi ti ha preso. Ti libererò. Az. Un abito. Sì, ma c'è sto abito di mezzo.
si spostava così. Il profumo? Un'altra volta. Oh, ma non perde mai il vizio sta bambolina. Ma qui non è tanto la questione del cioè se sapeva già oppure no che Aya vivesse qui e che abbia vissuto tutta questa esperienza. Parliamo pur sempre di una specie di maledizione. No, perché a me sembra che ora il nostro nemico sarà sto fantasmino. Dovrebbe, sì, come sempre, vomitare del sangue. Fantastico, siamo completamente intrappolati qui. Vabbè, dopo torno indietro, ma appena evitiamo sta bambola impazzita. Ora devo mettermi qua dentro. Quindi praticamente questa live sta diventando una sorta di live con conoscenze mediche. Beh, interessante, devo ammetterlo. Questo è? Ok. Apri. Ora cerchiamo di intrappolarlo. Veloce! Ce l'abbiamo fatta a primo colpo. Cavolo, sai che hai ragione? Non ci avevo fatto caso della mela. No, vabbè, io devo smettere di giocare in modalità finestra rimpicciolita. Torno un attimo indietro per la scritta rossa. No, non si può tornare indietro. Com'è possibile? Ah, devo fare prima questo per forza, ok. Ah, la bambola a questo giro l'abbiamo presa direttamente. Sì, qua c'è sempre la barriera invisibile. Da questa parte però. Analizziamo la frase. Assassina. Vabbè, non è che diceva chissà che. Sapevamo già benissimo la sua vera natura. Però è un'informazione interessante. Vabbè, sembra il gatto che fa finta di essere morto. No, un'altra volta questa cosa no. Vabbè, proprio identica. Dai. Sto giro mi è andato al primo colpo. Buono, buono. E vai così. Oddio. Ma
Non so perché mi è venuto in mente tipo il pirata Popò. Vi ricordate la pubblicità su Italia 1? Che dovevi togliere i vari coltelli cercando di evitare che il pirata saltelli fuori dal barile. E poi è un gioco che ha molto successo in Giappone, ecco. Non so perché mi ha ricordato sta cosa. Ah, mi ha proprio fissato sto giro, va bene. Che palle sto cane, un'altra volta che si mangia la chiave. Che poi era la chiave, giusto? Sì. Vai, mettiamola. In teoria ora ci dovrebbe essere più peso per compensare il peso maggiorato di Aya. Va bene così. Dai, vieni. Ma vaffanculo, ma come ho fatto? Ma per favore, ma per favore. Ah, devo andare proprio di predict. Ma vabbè, dai. Assurdo. Mannaggia quel pixel mancante, raga. Mannaggia quel. No, vabbè. Queste cose succedono solo a me. Non ci posso credere. Ah, giusto. Aspetta, fammi prima di tutto prendere l'ultimo pezzo del puzzle. Ti prego, fa che sia identico. Sì, skippiamola per favore. Aspetta, fammi andare. Meno male. Meno male che posso solo skippare. E certo, Vincent, perché senza Manza non sono io. Che è successo? Wow, del sangue sul dipinto di Aya. A strappare la mandragora tramite il meccanismo. Allora non ci ho fatto caso, Flack. Cavolo, me era proprio sfuggito quel dettaglio importante. Vediamo anche l'osso della mandragora. Guarda, sembra meglio aver male alle orecchie che a creparci direttamente. '19/20. Ottimo, ottimo risultato. Aspetta, se ora entro come adulta che cambia qualcosa? Bene. Mi aspettavo qualcosa di più combattivo. Mezza delusione. Cioè, questa qua è una motosega che non usa minimamente per attaccare. Ok, qua stanno qualche cosa che ancora si muove. Si butta la bambola. Sì, l'osso è per il cane di pezzi che avevamo già dato prima. Dai, butta. Senza tante cerimonie. Oddio.
Mi sarei aspettato qualche altra informazione utile su quella povera ragazza. Possiamo andare avanti. A questo punto vado un attimo dal cane e mi prendo l'ultima gemma. Ma che cosa? Oh mio Dio! Non mi dite che Aya ha ucciso quel gatto, l'ha squartato e poi canta mentre ha le sue dolci manine nell'interiore di quel povero gattino. Come funziona? Va benissimo, Aya. Canta, canta felice mentre le tue mani si riscaldano nell'interiore del gatto. Vai, vai. Ah, bello, aveva anche metà volto sporco di sangue. Azz, brava Daya, già dalla tenera età, eh? E ora capisco sempre più la questione dell'uccellino di papà, perché l'hai presa a morsi, perché hai fatto male a papà. Eccala. Il signor Alfred non aveva tutti i torti, non aveva tutti i torti. Sì, ma a sto giro stiamo vedendo delle cose molto più esplicite. Qua vedo proprio una. Proprio. Aia! Tutta sporca di sangue col gatto morto e canticchia! È fenomenale, fenomenale! Ok, prese tutte le gemme, non so se servirà, ma. Me le sogno in movimento, ho capito. Allora ho avuto una mossa buona. Vabbè, questa che ancora ci vuole ammazzare. Non ha capito che ormai non esce più da lì. Aspetta, che sta roba nuova? Un libro. Oddio, ma che è sta roba? Oh, caro signor Joachim Ritter. Vabbè, non so pronunciarlo. Ero profondamente intrigata dal suo articolo. È vero che lei ha ucciso 10 persone in una notte? Ah, amerei se noi ci potessimo incontrare e chiacchierare. Attendo una sua risposta. Monica Dreyfus. Ah. Ah. Va bene. Sì. Ma allora, scusatemi un attimo, no? Ma allora pure la madre non era totalmente innocente. Ma allora è tutta una famiglia di pazzi serial killer qui. Certamente. Come poteva nascere una figlia in queste condizioni? No, vabbè, dai. Ah, pure, Pluck, fantastico. Cioè, fino ad oggi credevo che la mamma fosse una brava persona, invece. Stronza pure lei. Sì, una bambola che non è stata trattata con molta cura. Ah, possiamo avanzare? Aspetta, Aunt, che sarebbe, ragazzi? Zio o sbaglio? Comunque, la vita di mio zio è giunta alla fine. Ah, a quanto pare è stato un suicidio. Ah no, zia, perdono. Sì, perché poi ho letto sci dopo. Se soltanto tu avessi obbedito alle regole. Ah no, povero zio. Ah, vabbè. Sicuramente diventare un sacrificio per la famiglia Dreyfus ti lascerà. Lascerà più di un marchio sul mondo. Caro nonno, che è andato in paradiso, sul suo letto di morte, lui. Ah, mi ha dato in eredità tutto. Vabbè. Dicendomi di controllare la casa Dreyfus.
Non c'è nessun dubbio che lui voleva finalmente soddisfare l'ambizione del... Mi pare che il lineaggio, che sarebbe tipo lignaggio. Cioè, qual era il termine tipo tutta una serie di generazioni? Ho capito, nonno. Ok, cosa farò? Il mio cuore non fermerà? Ah, stirpe, ok, dai. La discendenza. Nonna mi ha detto che non avrei dovuto prendere l'ultima richiesta di mio nonno seriamente. Eterna bellezza a che fare con lasciare i discendenti a vivere nel futuro. Comunque voglio onorare il desiderio del nonno. Cosa dovrei fare? Nonno e nonna. Ah, per i desideri. Ah, io sta crescendo. Very nicely, ok, molto bene. Bello vedere Aya tutta felice che corre intorno alla mamma. So che diventerà un buon successore per il nome Dravis. Che devo fare con questa corda, perdonatemi. Boh, una lettera. Perché non rispondi? Capisco che sei impegnato. Dubiti di me, forse? I miei sentimenti sono reali. Ti adoro, ti amo. Forse tu mi odierai per averti scritto, ma quando vedo la tua follia, il mio cuore batte forte. Quando ci siamo incontrati... Hai provato ad uccidermi. Gura! Gura! Oddio! Ah, oh, quindi il capo è usato dalla zia. Fantastico, fantastico. Quindi fatemi capire bene. Il papà di... Cioè, non credo bene. Allora, il papà di Aya ha preso praticamente il cognome della madre di Aya, giusto? Dopo il matrimonio. Sì, perché mi pare che raramente può avvenire sì questa cosa, sì. Questa cosa mi ha fatto ricordare anche Umineko del perché i mariti prendevano in realtà il cognome dalla moglie. Vabbè. Cioè, allora, cioè, questa qui cercava sto serial killer perché lo amava. Lui ha provato anche ad ucciderla, ma non ha smesso di amarlo. Va bene. Bene. I sentimenti non sono paura, sono amore. Perché anche così eri tu quello che volevo. Culo! Ma questo è veramente un amore malato. Ah, ecco, obiettivo sbloccato, lettera d'amore. Wow! Sì, giusto, Chiara. Infatti Umineko mi ha insegnato tanto di questa cosa. Vabbè, assurdo, assurdo. Aya, I'm gonna get it. No, vabbè, dai. E dobbiamo avere un'altra volta a che fare con lui. Un'altra volta. No, no, non ci voglio assolutamente credere. È un'altra volta una motosega è stata rimasta. Ah, ci ha chiamati fin dall'inizio. La battaglia tra motoseghe non avverrà. Ho capito. Aspetta. Serie di paroline d'amore verso la figlioletta. Ma ora l'acqua lo useremo sul padre? Oh no!
Sei cresciuta, Aya. Mi sei mancata. Anche tu mi sei mancato, papà. Madonna, che sei proprio scema. Aya, 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 Aya. Lo vedo ancora più arrapato di prima. E scappiamo direttamente, senza neanche cercare di... Oddio, cosa ho appena visto. È ovvio che non si apre. Ah, devo rivedere tutta la scena del manichino che viene trafitto. Va bene. Mi stai aiutando di nuovo? Grazie. È appena venuto. Aspettiamo che giungerà verso di noi nel volerci amare e coccolare. Sorda. Ma perché la mamma ha dovuto sposare un serial killer? Cioè, i vecchi valori ormai non sono più ricercati. Madonna, me l'ha combinato con la bambolina. Ora dovrei controllarla. Sì. Questo uomo non finirà mai di stupirmi. Mannaggia a me. Ora almeno evito di morire e posso continuare a muovermi. Ma no, ma non falla scaricando. Non volevo la battaglia tra motoseghe. Che palle. Che sta facendo? Ah, la fuga diretta. Che cacchio c'era qui dietro? Madonna mia, ma si facesse una sega invece di cercarci. Il bu, eccolo, lo stavate cercando, giusto, Tenebra? Bu! È calda. Peccato che non ci impressiona più di tanto. Ok, ora cosa accadrà? Perché sto fuggendo? Quando ho soltanto un desiderio. Found you, Aya. Aspettate, mo se Aya ammazza il padre, rito. Ok, vedere lei tranquilla con gli occhi chiusi qualcosa fa. Anche io ti amo, papà. Non c'è stato un singolo giorno in cui non pensavo a te e a mamma. Sicuramente voglio stare con voi. Apri gli occhi, padroncino. No, ma volevo lasciare che ammazzare il... No, vabbè, dai. Cioè, ora si risveglia sul più bello. L'acqua magica. Ok. Aya. Ah, yeah. Non ho capito, come gliel'ha data sta acqua? Da bocca a bocca? Vabbè, so che penso male, però. Ora capisco perché tu volevi farmi diventare una bambola, papà. Perché la vita è così dolorosa. Ma non puoi fermarmi. Quello che è accaduto quel giorno è bruciato nella mia mente. Non potrei dimenticarlo anche se volessi. Quella deve essere la maledizione della famiglia Travis. Andrò a portare questa maledizione anche per la tua salvezza. Aya, sii felice. E ancora voglio capire che cacchio è quella signora che ha dato questa mela ad Aya.
Ah, dici questa volta l'acqua di Aia? Può essere a questo punto. Sicuramente non poteva essere pioggia dorata. Ed Aia finalmente si risveglia. L'antidoto ha funzionato, grazie a Dio. Io troverò quella vecchia donna del cappuccio nero e la ucciderò. Non devi farlo. Sono sicuro che quella vecchia signora era un dio della morte. Uno Shinigami. What? Cioè, i dei ci stanno osservando. Ma che era tipo Ryuk? Sì, perché Ryuk aveva un debole per le mele. Va bene. Faceva la vecchia signora, però. Si sarà messo un bel rossetto in bocca. Rimarrai con me? E certamente. Ah, giusto, Delis. È giusto. Ah, che bel sorriso. E finisce così. Vabbè, ho capito che Aya dovrà sorridere per l'eternità, però intanto continuerà ad ammazzare poveri innocenti. Bah! Che delusione! Allora, mi sono piaciute queste piccole aggiunte, che hanno scoperto che la mamma praticamente si era innamorata di un serial killer. Lei la voleva incontrare. Poi lui ha cercato di ucciderla, ma lei nonostante tutto continuava ad amarlo, perché questa sensazione non era paura, ma era amore. Quindi sinceramente tra i due penso che la madre sia ancora più stronza. No, non penso che ammazza Maria. Non penso. Rimango veramente perplesso. No, ma più che altro non converrebbe nemmeno a Daya di ucciderla, perché è praticamente l'unica persona di cui si può veramente fidare al 100%. Durata veramente pochissimo. Secondo me l'autore di Witch House MV si è impegnato molto di più, visto che abbiamo fatto tutte quelle modifiche. Ed ecco qua la sua collezione di bambole. Tale padre, tale figlio.